Hey Cooch, benvenuti in questo nuovo video, sono AndraLink91 e come dissi su Instagram e sulla pagina community del canale YouTube, oggi avrei portato il primo video di Temtem. Non so se giocherò tutto il gioco, ma almeno un primo video per dare un mio parere personale voglio portarlo. E siccome per dare un parere su un gioco bisogna giocarlo, ho sborsato i bei 30 euro. Speriamo che il parere che io possa dare alla fine di queste ore di gioco sia un parere positivo. Quindi cominciamo. Ok, la musichetta insomma è abbastanza alta, quindi un attimino mi scuserete ma l'abbasso. Ok, perfetto. Allora, non accetta né le lettere grandi in mezzo né i numeri, quindi andiamo così. Allora, come ci riferiamo a noi stessi con lui, lei, dai them? Noi siamo dei loro. Perché noi siamo SJV proprio all'ennesima potenza. Pick e fire! Porca... Io piango. Oh! No, ma come? Ma cosa? Ma come? Ma sei rientrato? È un lancio disastroso, ma... Perché non mettete un limite alle persone che possono comprare il gioco? E così avete tempo di ingrandire i server. Speriamo che non mi faccia rifare il personaggio, perché sennò davvero... Cioè, o faccio randomizzato, quello che esce, esce. Non ne frega niente. Aiuto. Sì! Ce l'abbiamo fatta! Aiuto, stai ancora dormendo, forza, svegliati. Aina? Buongiorno, aiuto. Meglio che ti svegli, ti stanno tutti aspettando. Chi mi aspetta? Oh, dormiglione, non ti ricordi che giorno è oggi? Oggi è la tua vigilia d'apprendista. Comunque sì, ragazzi, questo qui... Ma è un teletrasporto? Spock, autorizzo il teletrasporto? Televisione accesa su uno schermo bianco. È il buco bianco di Fortnite. Vai, usciamo di casa con tutte pietre e sabbia proprio all'ingresso. Per fortuna che sembra che viviamo da soli o con nostra zia, comunque sia, perché se c'era mia madre mi faceva il cazziatone perché riportavo la sabbia tutti i giorni dentro casa. La ghicchia. Potrebbero essere i server, eh. Perché ho letto le specifiche e ci vogliono specifiche minime per giocare a Temtem, quindi... Ti diamo un po' di soldi per arrivare all'accademia. Ehi, aiuto, sai che oggi anch'io parto per l'apprendistato, apprendista, quello che è. Max, aspettiamo il professor Konstantinos. E ragazzi, come va? Professor Konstantinos, per favore, si prenda cura di aiuto. I ragazzi crescono così in fretta e un giorno all'altro se ne vanno. Non si preoccupi, ci penserò io a tenere d'occhio aiuto. Posso venire anch'io con voi? Sei ancora troppo giovane, ecco, torna a casa, via, fila. Aiuto non può ancora avere un Temtem perché non è bravo a controllarli. Ma non ti preoccupare, anch'io diventerò un domatore, perché si chiamano domatori gli allenatori in questo gioco, quindi... Beh, dice, non è che possiamo chiamarli allenatori come Pokémon, quindi li chiamiamo domatori. Che poi doveva essere il vero nome degli allenatori in Pokémon. Comunque, non so ragazzi, io sto andando totalmente a caso. Ah, ok, qui c'è l'erba alta, quindi non ci possiamo andare. Ma è questo il laboratorio? Ah, sì, ok, perfetto. Ma c'era scritto non disturbare, noi andiamo a disturbarlo. Ehi, aiuto, vieni un po' qua. E comunque sia, con la tecnologia che c'è oggi, possono comunque sia allargare i server, ingrandirli sempre di più in tempo reale, quindi... Allora, aiuto, vieni un po' qua, e sto capito, dove vieni qua? Allora, facci vedere questi Temtem. Non ha nessun digitale? I digitali sono delle invenzioni recenti. Ok, e trovarne uno è davvero una rarità. E a quanto pare, quello era... Oddio, dov'è che ho già visto quella creatura?
Ok, dice che non importa dove l'ha preso perché tutti i temtem sono uguali al loro modo. Prima scelgo io. Allora lui ha detto: ma perché deve scegliere prima lui? Perché tu ce n'hai già uno. Abbiamo cristalli, arrampicatore e mentale. Io scelgo questo qua. Ma è una scimmia? Ah, ok. Smasi ha un temtem da lotta. L'ho vinto in un pub di lotte a Lockburg. È debole contro il mentale, quindi lotta contro psico, ma è forte contro la terra. Beh, lotta contro roccia, ma è uguale. Vuoi questo? Ma ci dai. Sembra tipo fuoco, quindi prendiamo lui. Mandalo alla squadra. Non gli do soprannome, no. Tempo di muoversi, ragazzini, perché? Sei il cocco del maestro? Sì, grazie, lo so. Ovviamente iniziamo la battaglia. Oh, i temtem allora sono chiusi in questi cosi. Sì, delle specie di carte, quindi sono dei mostri di Yu-Gi-Oh! Ok, allora i temtem hanno dei turni di caricamento per le mosse e consumano la stamina, comunemente conosciuta come mana negli RPG. Scegli un bersaglio, l'ho scelto, gioco sicuramente. Si sarà disconnesso un'altra volta dai server. Ah no, ok, è andata bene. Ok, questo qua la perdiamo. Beh, è ovvio. Ha un temtem leggendario. I temtem digitali sono delle rare e potenti invenzioni. Ah, beh, allora. Mi ha dato del balsamo. È un temtem nuovo. Ok, abbiamo tanti giocatori che ci stanno aspettando. Mandala alla squadra. Wow, quanta gente. Yay! Chonk! Drago peloso, che bel nome. Ora che ho un temtem tutto mio. Signorina, ha rotto già le scatole, per favore. Ricordati di usare il balsamo se sei in pericolo. Praticamente la pozione. La pozione! Però ragazzi, io vorrei dire una cosa. Allora, il gioco è tradotto in tutte le lingue più parlate, tranne l'italiano. Tedesco, francese, spagnolo, inglese, coreano. E giapponese e anche cinese. Mandarino. Però è par cioè, perché in italiano no? Ok, va molto lento il gioco nella scelta, cioè nelle opzioni qui. Windblade, usa l'attacco, vai! Oh, allora. Boh, non è per dire nulla, però se uno dà un calcio con una manata. Ma c'era un allenatore lì, quello che è scomparso. Ehi, tu vuoi combattere? Ma no, non voglio parlare col mio. Oh, oddio! Ah, finalmente qualcuno con cui testare le mie abilità. Pepe, il pescatore? Fishmonger. Fishmonger è pescatore? Manda, capitano dello smaltimento rifiuti Hawk. E un uccellino. Windblade sull'uccellino. Paharo. Speriamo che non si pahari. Boom, che botta. Nibble. Mordicchio. Perché mi fate uscire? Dovrebbero essere gli altri ad aspettare, ragazzi. Cioè, se non ci sono posti, non buttate quelli che stanno giocando fuori. Non fate entrare quelli che stanno aspettando, è ovvio. Mezzo. Ah, quindi è resistente al vento. Ok. È resistente al tipo vento. Martial Strike sul pennu sul pollo. No, sul maiale.
è super efficace? Non sembra. Metà danno perché è dello stesso tipo? Sguardo. Sguardo intenso. Mi abbassa la difesa. Nulla da dire. Ah, quindi quando quello è crepato ha fatto bamboozle, quindi ti ha fatto... Ah, fregato, e non puoi attaccare. Time up, perché ha finito il tempo. Time up. Ok, quindi qui non c'è. Oh, Maloschi, doppia? Sì, va bene, combattiamo, però non parlate per mezz'ora. Tateru and Tateru. Allora, sono di tipo erba. Ah, pare che non l'abbiano sentito, però. Dolcezza? Ah, ok. Vediamo un po' nella borsa. Balsamo! Su tu vai. Perfetto, recupero un po' di salute. E dai però! Vi accanite? La Tem Card probabilmente è per catturare gli altri Temtem. Però dato che siamo domatori, per imprigionarli. Oh, livello 6. Shrill Voice. Quindi mo urla. Vai, Windblade. Vediamo un po' se gli fa un bel danno. Windblade. Dovrebbe essere erba, non lo so. O natura, come lo chiamano loro qui. Non si sa. Beh, l'importante è che abbiamo vinto. Non tirarti indietro. Vienici addosso con tutta la potenza che hai. Ho dovuto riavviarlo perché si era bloccato. E niente, 11.000 persone, quindi penso che mi fermo qui per oggi. Come ho detto appunto, l'ho giocato senza pregiudizi, nonostante io abbia letto diversi commenti negativi riguardo... riguardo Pokémon, non riguardo Temtem, che dicevano, ah, Temtem ha le animazioni migliori di Pokémon, la grafica migliore, frame rate migliore. No. Quindi, come primo video, poca roba ragazzi, ma i server non vanno, quindi è meglio aspettare un giorno o due prima di poter comunque sia continuare a giocare. Niente, per il momento quello che ho visto non mi ha convinto, devo continuare ad andare avanti, magari con i prossimi video, che comunque sia il gioco lo ricomincio. Diciamo che il gioco oggi l'ho preso molto alla leggera, molto ironicamente, ho chiamato il personaggio aiuto, randomizzato, insomma, volevo giocare per... Ho fatto una cosa piuttosto veloce per vedere appunto com'era. Quindi diciamo che questo video è giusto tanto per farci due risate, per vedere com'è il gioco. Dal prossimo video lo porterò seriamente, però ovviamente riprendo dal punto in cui l'ho lasciato. Quindi questo sarà l'episodio 0 e dal prossimo facciamo una cosa un pochino più seria. Comunque sia, Koji, per questo video è tutto. Io vi ringrazio per averlo seguito, vi ricordo ovviamente che in descrizione c'è il link per Instagram. Noi ci vediamo venerdì con Dragon Ball e domenica con Inazuma Frontier, che finalmente sono riuscito a combinare qualcosa con quella serie. Bye bye!